L'Epifania, si sa, si porta via tutte le feste di fine e inizio anno. Quello che l'anziana dispensatrice di dolci e dolcetti però ci lascerà in ricordo sarà qualche chilo di troppo nel nostro girovita, complici le abbondanti abbuffate di questi giorni. E allora tutti a dieta, ma con equilibrio e moderazione. Rimettersi in forma infatti va bene, ma come consigliano gli esperti evitando i digiuni forzati sul genere sciopero della fame, che hanno numerosissime controindicazioni. È importante seguire una dieta bilanciata con frutta, verdura e proteine. I carboidrati, pasta, pane, riso e patate, vanno limitati, mentre è meglio eliminare completamente gli alcolici. E poi vale sempre la pena fare un po' di moto.